Benvenuti nel canale YouTube di Francesco Sena, un ragazzo che non riesce a stare mai fermo. Una passione sfegatata per il mare, lo sport e la vita in generale. È un ragazzo che non è riuscito a sviluppare ancora delle ideologie nei confronti della vita, ma cerca di esprimersi attraverso le azioni della sua vita stessa. E qualcuno gli fa anche delle domande. Ask number 6. Facciamo un video ask? Questa bici è bellissima. È del grande Jack. Spegniamo il cellulare. Sono appena tornato da 50 km in bici. Questo spazio qui è vuoto. Io faccio quello che vuoi. Mi chiedo spesso come tu faccia a conciliare lavoro, vita, barca, amici, famiglia, vita privata. Riesci ad avere il tempo per tutto? Hai una ragazza? Io neanche ci penso. Io vivo come mi piace. Cerco di non seguire niente in realtà. Mi faccio un po' trasportare dalle cose che mi va di fare, dalle cose che mi creano stimolo, interesse, curiosità. Vivo un po' così. La mia vita è fatta un po' a periodi. Ci sono i periodi in cui do energia alla barca, i periodi in cui do energia ai viaggi, i periodi in cui preparo la maratona e do energia al running. Non seguo assolutamente nessun filo logico forse nella vita. Ti sei mai sentito diverso dalla società per questa tua passione sfrenata del mare? A 13-14 anni mi ricordo che scrissi su un diario che ho ritrovato che io volevo avere una vita diversa da quella che vedevo dalla maggior parte delle persone. Mi piacciono le persone che sono un po' diverse, che non seguono uno standard di vita. Ma a me per esempio non sono mai andato in una discoteca, non sono mai andato in un locale. Ma pure la cosa di dover trovare per forza un lavoro, di dover avere per forza una famiglia. Per esempio io odio le feste, per me non c'è niente da festeggiare mai. Vivo pieno di stimoli ogni momento. Non lo so neanche. Come vivi il fatto che molte persone ti chiedano cose vincolanti e standardizzate come i tuoi record o l'attaccamento ai soldi? Ho impostato una vita completamente su altri valori, sul benessere, sul credere e coltivare le proprie passioni, sull'impostare la vita in base alle emozioni, agli istinti che senti e non in base allo standard di vita che devi per forza seguire, che la società e che la cultura nostra e che la mentalità delle persone che ci sono accanto ci tendono a inculcare. È proprio un punto di partenza sbagliato, appunto, quello di chiedermi quanti metri fai o come fai con i soldi. Non me ne frega un cavolo a me dei soldi. Non ho mai pensato di ragionare in base al guadagno. Voglio la mia vita, voglio la mia libertà e sono felice così, e penso sia una trappola quella lì di iniziare a ragionare ai guadagni, che ti allontana poi dall'essere vero con te stesso, puro, e coltivare istintivamente le passioni che hai. E cerco di stare lontano da pensieri quali i soldi. Certo, sono importanti, è chiaro, è normale, sto iniziando anche a farlo come un po' come lavoro, quello di avere sponsor, di avere a che fare comunque con delle aziende, gli stage che faccio, i corsi. È normale che c'è anche poi quella componente lì, altrimenti comunque non potrei fare quello che faccio se non avessi nessun guadagno. Però ripeto, non ho assolutamente impostato e continuerò sicuramente a non impostare nulla sul vile denaro. Un attimo, che non c'ho voglia, continuo dopo. Mi state seguendo in tanti, voglio cercare di sfruttare al meglio questa visibilità, voglio fare cose fighe, datemi una mano, scrivetemi, contattatemi. Ma come si trova il limite tra le pazzie e i doveri senza che l'una sovrasti l'altra? Devi essere te stesso, devi ascoltare la tua vocina e devi stare attento a non far cazzate che poi magari non puoi tornare più indietro. Comunque non ci pensare proprio a questa cosa, falle le cose. L'ho sempre presa un po' a gioco la vita e tuttora la prendo a gioco. Non ho ascoltato i consigli di nessuno. È stato tutto frutto della mia passione, della mia energia e della mia perseveranza nel credere in una cosa a cui nessuno credeva. Ciao Francesco, che rapporto hai con la gestione del denaro alla luce del tuo stile di vita che ti porta ad essere sempre più lontano dalla vita comune per ricercare questa armonia con il mare e la natura? Che spese comporta vivere in barca e come riesci a conciliare il tutto con il lavoro? La barca ha dei costi che cerco comunque di rimborsare con le attività che organizzo e che svolgo
svolgo con Apnea Salento, che è la mia SD, è la mia scuola di apnea. Non penso di arricchirmi, non ho nessuna idea di business. A me piace avere la vita che ho. Per esempio questo periodo qui è il periodo in cui mi alleno ed è il periodo in cui faccio passeggiate, guardo il mare, vado ad aiutare qualche amico per far qualcosa, mi capitano viaggi improvvisati, li faccio. E non mi piace pensare, cazzo, sto perdendo soldi, potevo star a lavorare. Se tu non stai producendo denaro, vuol dire che stai buttando via il tuo tempo. Quando ho smesso di pensare che fosse così, ho iniziato a capire che, anzi, è quasi l'inverso. Se sto facendo qualcosa che devo fare perché devo guadagnare, sto perdendo del tempo alla mia creatività, alla mia passione, al mio indole, che non è quello di guadagnare, ma è quello di coltivare emozioni e intuiti. E quindi, se esci da questo schema mentale, capisci che magari se ti liberi ti viene una creatività, uno stimolo per perseguire le passioni, la tua passione, che poi diventa quello l'interesse principale della tua vita, come è successo nel mio caso. Cos'è secondo te la felicità? E tu l'hai raggiunta? A parte che il mondo è pieno di ingiustizie, pieno di problemi, pieno di cose che non vanno. Ci sono le guerre, ci sono le malattie, c'è l'inquinamento, c'è la disuguaglianza, c'è la povertà. Ci sono tante cose brutte nel mondo che secondo me non puoi tralasciarle e dire sono felice. Al massimo posso dire sono fortunato, io mi sento fortunato perché ho una vita bellissima, ho una vita semplice ma che allo stesso tempo per me è una vita straordinaria. La felicità è un concetto, secondo me, che lo lascio ai filosofi e agli intellettuali. Io dico semplicemente che non me ne frega proprio niente né della felicità né dell'infelicità. Se una persona è felice mi urta, se una persona è infelice mi urta. Mi piacciono le persone sveglie, che si danno da fare e che fanno le cose e che muovono qualcosa. E almeno io vivo così, chiedo scusa a tutte le persone che non la pensano come me. Hai mai pensato di navigare attraverso gli oceani? Lo pensavo da bambino? Ti pare che non lo pensi adesso?